Buongiorno, good morning. Oggi abbiamo degli grandi allievi del Chair Yoga insieme per queste ultime lezioni. So today we've got some great Chair Yoga students with us in campagna. E magari un giorno vieni anche tu, eh? E vediamo se riusciamo a organizzare. So perhaps one day, perhaps even you come along and we do some chair yoga together. But allora, oggi è l'ultima volta prima delle vacanze. E, sono stati 5 mesi veramente importanti e forti, e sono molto grato di questa possibilità di poter condividere un po' il mio mondo, le mie integrazioni di tante discipline e di trasmetterlo. So I can't remember what I said now in the beginning, but anyway, so I'm very happy to have had this occasion. We're going to stop for the summer now, and I'm very happy to have had this occasion of sharing my practice with you, you know, my practice and my exploration, and so let's practice, let's do our yoga. So facciamo, pratichiamo. Il tema d'oggi è la gratitudine. La gratitudine è quella forza che non ci fa cascare con le piccole cose che non vanno. Ok, so today, the theme of today is gratefulness, being grateful, which is this force which stops us from collapsing when small things happen to us. And these small things happen every day, and I know that, know this for myself. Le piccole cose che danno noia succedono tutti i giorni. Bisogna, come dire, cercare di essere veramente grati a tutto. Cioè, è un approccio, la gratitudine è un approccio. Vabbè, sentiamoci grati anche di essere qui, di praticare insieme, questo già ci può accendere la cosa. So let's already just feel grateful for being here together, and this will be a spark for the rest of our day, to be grateful. To be grateful for the things we have and the things that we don't have, that we don't want. Essere grati per le cose che abbiamo e le cose che non abbiamo, che non vogliamo. Così. Bene, profondo con le braccia. Inspirando un senso di gratitudine. So let's breathe in a feeling of gratefulness again. Ancora. Ancora. Benissimo. Facciamo un po' la testa, destra e sinistra. Move our head gently left and right. And forwards and backwards, gently, molto delicati, avanti e dietro, non andiamo troppo indietro, se no magari dà fastidio al collo, poco. Ok. And sideways, head, left, looking back. Great, so feeling more and more grateful, sentiamoci ancora più grati, aperti, contenti. So let's just feel more open, more grateful, content. So let's take a side stretch, allunghiamoci il fianco, respirare tutto qui. So let's breathe in our side,
secondari, the other side. Aprire un po' indietro, alto indietro, opening a bit back and open, hands reaching out, le mani sono allargando. Ecco, fantastico. Facciamo il gatto da seduti, quindi inspiro su, espiro giù, faccio vedere di lato, quindi inspiro, espiro. La testa può guardare avanti, dritto, o la possiamo coinvolgere un po'. So our gaze could be straight ahead if we like, or it can move with the movement. Inspiriamo gratitudine ed espiriamo pure. So we breathe in gratefulness and we also breathe out gratefulness. Ok, fermiamoci un secondo, respirazione profonda. Pensiamo adesso una cosa nella nostra vita sul quale siamo molto grati. Pensiamo una cosa o due cose. So let's just think for a moment about one or two things that we're really grateful for in our lives. E se volete dopo potete scrivergli anche nei commenti qua una cosa che sono grato nella mia vita. Ok, so if you feel like it, there's something you can write in the comments as well, something I'm grateful for in my life, and this will help to reinforce. Questa la dà una rafforzativa profonda. Ancora. Bene, torsione leggera, poi slight twist. Respirare, breathing deeply. Piano tornare, l'altro lato. Tornare e piano giù e avanti. Rilassare tutto, so we're just gonna relax everything down, our head, shoulders. Delicatamente su, piano piano, coming up very slowly. Cool.
facciamo un giro di tutte le articolazioni, so just gonna go through all our joints, articulations, and being grateful. I'm grateful for my wrist. Sono grato per il mio polso. Anche se ci dà noia, non lo so, però comunque sono grato. Cambio. Qui, gomito. Cambio. Magari fa scrucca crucca crucca. Perhaps your shoulder, elbow is popping a little bit. As long as it doesn't hurt, that's okay. Finché non ci fa male, va bene, no? Così. Spalla indietro. Grateful for the shoulder. Siamo grati per avere una spalla. Pensa come sarebbe la vita senza spalla, sarebbe diverso. Think how different our lives would be without a shoulder. So, thank you shoulder, grazie alla spalla. Allora, l'altra mano. Aiuta anche a guardare per essere grati. So it helps to watch what we're doing to augment the gratefulness. Smiling at our wrist. Sorridiamoci al polso, anche un altro modo di dirlo, di essere grati, sorridere. Ok, il gomito, smiling to our elbow, sorridiamo al gomito, smiling to our elbow, sorridiamo al gomito, cambio, sorridiamo al cicale, so smiling to the cicales. Ok, shoulder. Brilliant. Squatted in. Shake. Our hands here. I'm just going to make some open legs a bit wider perhaps. Apriamo le gambe un po' di più e facciamo dei giri così. Ok, cambio. Benissimo. Parti dei piedi. Piedi. Ankle, foot. Thank you, feet. For carrying me around, grazie, ringraziamo i piedi che ci portano in giro. Cambio. Bene, scuotere il piede un secondo. Shake the foot. Shake the foot. Ok, knee. Brilliant. Change. I pulcini stanno crescendo tantissimo, alla fine poi andiamo a salutare i pulcini. So the little chicks, they're growing like really big now, really big, they're growing a lot, and we'll have a quick peek at them at the end. Change direction. Sono un po' confuso qua, abbiamo cambiato le ginocchia, vero? Senza fare il piede? Senza fare il piede.
Ok, ripartiamo così nel piede. I was thinking about the chickens and I got distracted. Stavo pensando alle i pulcini e mi sono distratto un secondo. Cambiamo piede. Cambiamo il piede proprio. Cambiamo direzione. Shake. Very good. Like this. Più leggeri meglio è. So the lighter we turn our foot around, the better. The other way. Okay, così. Change. Vabbè, abbiamo fatto due volte questo qua. Profonda. Benissimo. Andiamo, apriamo di più le gambe e andiamo un po' di lato. E su, l'altro. Su, l'altro. Su, l'altro. Benissimo. Un po' avanti. Just sit foot on the forward, hands on the chest and just open the chest back. Apriamo il petto, non troppo indietro con la testa, respiriamo nel petto, aprire il cuore. Immaginiamo se vogliamo un grande sole qui, so if you like imagine a great big sun, una chest. Il sole è un simbolo molto potente rispetto alla generosità, perché dà luce e calore senza chiedere niente in cambio. Lo yoga vorrebbe che noi diventassimo tutti quanti dei piccoli soli nel nostro modo. So the sun is a powerful example of generosity, because it gives light and it gives heat without asking for anything in return, and this is what yoga wants of us as well, that we all become in our own right little suns, shining and giving wherever we can. Bene, profonda. Ancora. Perfetto, su, e facciamo l'albero, modificazione dell'albero, così, ecco, bello, che bello l'albero, è buffo, no, che ci siamo in tre oggi, it's funny though, today, it's a bit of a surprise. È una sorpresa. In questi giorni abbiamo lavorato molto anche con la giocoleria e il tema era anche molto della sorpresa, sorprenderci. So we've been working also a lot with juggling in these days and the theme is really to surprise ourselves. We can surprise ourselves continuously. Possiamo sorprenderci continuamente con quello che possiamo imparare, quello, ma su tantissime cose possiamo sorprenderci. Cambiamo gamba, let's change side. Hop.
sentire anche il calore che si genera tra le mani e il cuore qua, the feeling the warmth between our hands, in the hands and the heart. Rimaniamo di questo lato, il triangolo, però prima facciamo qualche giro col braccio, we're gonna rotate our arms a few times. And then just leave the arm up, lasciamo il braccio su, guardiamo un po' verso l'alto, so just slightly gazing upwards towards our hand. Respiriamo, contenti, grati, so breathing, happy, grateful. Cioè, infine, siamo grati di essere vivi, e questa è la cosa, no? In the end, we're grateful to be alive. Ok, not just alive, but feeling alive, non solo vivi, però veramente vivi, vitali, energetici, entusiasti, eh? Ok, girare, ok, same foot as the hand, stesso mano che piede, aprire un pochettino. Respirare, breathing. Ok, change. Then opening, puoi aprire un po'. Ok, gatto, movimento del gatto, i piedi, a cat, it's a cat movement. Non blocchiamo le ginocchia, distesi, lunghi ma non bloccati. So we're having our legs are long but they're not like blocking our knees behind us. Soft knees, come ginocchi morbidi. Inspirare su la testa, espirare. Benissimo, poi aggiungi la sedia, ecco. Respirare, breathing.
proviamo questo, non è da tutti, però provate. It's not for everybody, but try. We put our foot above our knee, foot above the knee like this, like when we're sitting down, come quando sediamo, e andiamo un po' indietro così. Questa allunga tantissimo qua, con le mani messi bene. Respirare, breathing. Ok, change. Ok. Brilliant. Su, profonda. Teniamo la sedia per sicurezza e chiudiamo gli occhi. So we're just gonna hold on to the chair just if we feel safe. So, and just breathe. Close your eyes and breathe. Ok, facciamo una piccola passeggiata attorno alla sedia, so have a quick walk around the chair, but sort of like dancing, come ballare un po' attorno alla sedia. Molto bacino. Let's put lots of hips into this. Dancing on the chair. And the other way. Ah, okay, great. Let's sit down. Ah, ci meritiamo una pausa sulla sedia adesso, eh? So we've earned our some rest now sitting down. Alcune altre cose sul respiro. Let's do some other breathing work with our hands like this. Imagine they're elastic between our hands. Stretch when we breathe in, and when we breathe out. Imagine that they're elastic on the other side. So, immaginate che ci sono elastici quando apriamo. Immaginate che ci sono elastici poi fuori. Pausa un secondo, sentire gli effetti, questo è molto potente. So we're gonna have a break a second, feel the effects, this is very powerful. Same thing, we have elastic for our fingers. We breathe in.
a inspirare. Sentire gli effetti, un momento, feeling effects. L'ultimo, inspirare su così, espirare. So you breathe in going up, and breathe out down. Pausa un secondo, sentire gli effetti. Bene. Suoniamo un bel A basso. Make some big A sounds low, making this whole area vibrate. Open our mouths, apriamo bene la bocca. Perfetto. Sentire un momento gli effetti, so feeling, listening to the effects for a moment, eyes closed still.
Very good. So, I hope everybody's feeling grateful and full of life. Spero che ci sentiamo pieni di gratitudine, pieni di vitalità, pieni di vita. Se vi va, scrivete nei commenti una cosa, due cose per cui siete grati. Come è stata questa... ma non solo come è stato oggi, come sono stati questi 5 mesi, però questo magari, se vi va, potete scrivere anche in modo privato. So, how do you feel now? How can we describe this gratitude? What are we grateful for? I'd really also like to hear from you how these 5 months of chair yoga have been for you. And sì, mi piacerebbe anche sentire se è qualcosa che volete continuare, se vogliamo continuare. It's something we want to carry on doing. Lo offro sempre nello spirito del dono. Chi vuole, chi se lo sente, può fare donazione, o ci sono tanti modi di dare. So he feels like it could not offer a donation, you know, there are lots of ways of giving, lots of ways, and yeah, so have a really great August. Fate un agosto meraviglioso. Scrivetemi, ci sentiamo, so write to me, and perhaps, hopefully, see you in September. Oh yeah, I want to show the chickens, yeah, you're right. So we're gonna go and see the chickens, come on, let's go and see the chickens. Oh, I'll just undo this thing here. They're growing, eh, the chickens. Yeah, here they are. Hello. Look at them. They've got tails on them. C'hanno delle code. E adesso iniziano a arrampicare un po' su. Sono un po' timidi. Ancora sono protetti, degli animali, dei gatti qua dentro. So they're protected from Kali, who would for surely eat them. Kali li mangerebbe sicuramente. E i pulcini. Sì, sono sempre in movimenti. Ciao! Quindi, buona giornata a tutti e a presto. Grazie.